www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete. Anche Acquaviva è stata lentamente contagiata dall'Happy, il momento della gioia e della felicità. 2 mesi per riuscire a completare l'iniziativa per la preliminare indisponibilità dei giovani acquavivesi all'iniziativa. Alla fine però un po' tutti hanno collaborato e ieri sera, con il consenso dell'arciprete Don Rosario Castiglione, la piccola comunità di Acquaviva ha avuto la possibilità di vedere in anteprima il filmato realizzato dal cameraman Salvatore Favata di Mussomeli e dalla protagonista dell'iniziativa Giusy Bellino. Era presente anche il vice sindaco Giuseppe Caruso e anche altri amministratori comunali, nonché persone che dopo la messa hanno potuto vedere il filmato appunto nell'oratorio. Anziani, giovani, donne, amministratori hanno accettato l'invito di Giusy Bellino e Salvatore Favata a farsi riprendere in un momento di felicità. È già pronto il proiettore, fra qualche minuto ha inizio il filmato. Okay.
anche qualcuno magari iniziato così come qualcosa di poco, diciamo, interessante, qualcosa da snobbare. Ma in effetti la determinazione di Tusi l'ha sfruttata, e il risultato che abbiamo potuto apprezzare questa sera lo dimostra. Quindi grazie Tusi veramente, perché quando le cose si fanno ci si crede, e se si fanno con cuore, con la determinazione, si arriva a ottenere i risultati che ci si auspica. Quindi grazie Giussi da parte di tutta la famiglia, e grazie a quanti hanno collaborato con la realizzazione di questo bellissimo video, che è una cartolina, un'immagine, un reportage da sfruttare veramente in tutto il mondo, dove i nostri concittadini potranno vedere, ritrovarsi, apprezzare, guardare, ricordare Un saluto agli acquevivesi sparsi nel mondo. Saluto tutti gli acquevivesi sparsi nel mondo, saluto mio fratello, mia sorella, i miei nipoti, i miei cugini, a tutti. Giù, mettici lo gaiucavo. Ciao, che sta piano. Lei ha contribuito? No, io no. Non ha partecipato a questa gioia? Purtroppo no. Però ho partecipato come spettatore. Lei ha partecipato a questo video? No, ho partecipato. Io sono il primo a questo premio. Dico, l'ha fatto con piacere? L'ha fatto così. Guarda che mi metto la mano. L'ha fatto con piacere. Lo vuole ripetere? Sì. Acquavivese? No, gallo, come si chiama, quello di foresta. Non mi ricordo come si chiama. E allora, Giussi, quanto tempo avete impiegato per fare questo video, il momento della gioia, questo EP Acquaviva? Ci siamo stati 2 mesi a finirlo, a completarlo e a finirlo. 2 mesi. Sì, ma dico, avete avuto difficoltà? All'inizio un po' sì, ma poi dopo ci sono state le persone che hanno contribuito a farlo vedere, a fare questo EP, e l'hanno fatto tranquillamente, contenti. Ma i ragazzi, le ragazze hanno partecipato o hanno partecipato poco? Hanno partecipato in poco, ma ci sono state, le ragazze che hanno partecipato hanno fatto contente, volentieri. Non sono state in tanti, ma l'hanno fatto. E quanto tempo avete impiegato per realizzare questo video? 2 mesi ci siamo state per realizzare questo video. Ecco. Quindi, oltre a Buon Pensiere, oltre a Mussomeli, anche Acquaviva, finalmente al suo video di Eppe, così le persone lo possono vederlo, sorridere, avere un po' di felicità. Ecco, e volendo mandare un saluto agli acquavivesi sparsi nel mondo. Ringrazio a tutti gli acquavivesi, anche quelli fuori di qua, di questo paese, che hanno partecipato in tanti. Grazie molto.
grazie a loro abbiamo riuscito a fare il video. Grazie a tutte, un saluto da parte di Giuse Bellino, ciao! www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete.